dalla casa del cinghiale alla casa della regina Carolina, da quella della Calce all'orto botanico fino all'Odeon, il teatro piccolo. Un altro pezzo di Pompei, un'intera area di 60.000 metri quadri all'interno degli scavi, viene restituita al pubblico al termine degli interventi di messa in sicurezza. Si tratta della Regia Ottava, la vasta zona meridionale occidentale della città antica, che a sud del foro dalla Basilica degli Scavi si estende fino al quartiere dei Teatri e si affaccia su Via dell'Abbondanza. I lavori consegnati rientrano tra quelli finanziati e previsti dal grande progetto Pompei. Sono state presentate architetture, stucchi, mosaici, affreschi, strade e marciapiedi, decorazioni parietali restaurati e mostrate in anteprima alcune domus situate nell'area, come spiega l'architetto che ha diretto i lavori, Anna Maria Mauro. La Regia Ottava è un'area molto vasta, parliamo di 60.000 metri quadrati di superficie di aree di cantiere. È stato un intervento complesso, una direzione di lavori difficile da seguire, però alla fine insomma nella progettazione e anche nell'esecuzione si è mirati alla stabilizzazione, al miglioramento della conservazione delle strutture, degli apparati decorativi parietali e pavimentali, rispettando le linee guida del restauro e quindi di materiali compatibili, distinguibili e facilmente insomma recuperabili. Il cantiere, soprattutto il materiale utilizzato è la malta a base di calcio, è naturale, quindi un prodotto non industriale che viene cotta a 1100 gradi come se fosse un'antica malta e quindi usata per le stirature dei giunti, per il restauro delle murature, per il rifacimento di colmi ma anche per gli apparati decorativi per consolidarli e per rifare le bordature. Alla presentazione ha partecipato il soprintendente Massimo Sanna che ascoltiamo ai nostri microfoni. Stiamo rispettando i tempi del grande progetto, i tempi che ci eravamo prefissi, la buona notizia che oltre a questa Regia che apriamo completamente è che praticamente metà di Pompei sarà messa in sicurezza a breve, adesso abbiamo raggiunto il 44% e soprattutto entro l'estate prossima avremo la copertura totale 100% di messa in sicurezza, che è il primo obiettivo da perseguire, perché se non è in sicurezza il sito è inutile partire con programmando fruizione, valorizzazione, le cose vanno insieme ma la messa in sicurezza è prioritaria.